Jihad, martirio di istruzione, cari amici, Jihad, martirio di istruzione. E il fenomeno della Jihad islamica non è un fenomeno nuovo in patriarcato, è un fenomeno ricorrente in patriarcato, perché in tanti video vi ho spiegato che il patriarcato si basa sugli opposti, odio e amore, amore e odio, guerra e pace, pace e guerra, ricchezza, povertà, povertà, ricchezza, e anche costruzione, distruzione, ricostruzione, distruzione e via di seguito, cari amici. Questo è il patriarcato, è il regno degli opposti, degli estremi, il patriarcato, va bene? La Jihad, in fin di conti, si caratterizza come distruzione, potremmo dire una specie di cupio dissolvi, il desiderio di una distruzione del mondo, ma è forse costruire un altro mondo, forse. Allora, esaminiamo questo magnifico articolo apparso sul Corriere della Sera odierno. Vedete, cari amici, cosa dice l'articolo? La gioia della jihadista inglese, voglio decapitarne altri. Vedete questa ragazza, non so io se sia bella o brutta, ma sarà senz'altro bella. Si è messa il burka volontariamente ed è una inglese, proprio inglese, è una, quindi è una indoeuropea, è un'ariana, e questo qua è suo figlio con il Kalashnikov in mano, ed è anche sposata, c'è tanto di marito, vedo, perché nella jihad non sono escluse le gioie del sesso. Leggiamo cosa si dice. Allora, convertita e Khadija Dare, 22 anni, londinese, con il velo, si è convertita all'Islam da adolescente e nel 2012 si è trasferita in Siria sotto suo figlio Isa, di 4 anni, con il Kalashnikov in mano. Il marito, Abu Bakr, è uno jihadista dell'ISIS con cittadinanza svedese, vedete? E questa è un'ariana che si è convertita all'Islam, addirittura alla jihad, e dice: la gioia della jihadista inglese, voglio decapitarne altri. È proprio caratteristico del, tutto ciò è caratteristico del patriarcato. Da una parte abbiamo chi difende lo status quo e il mondo patriarcale capitalistico, dall'altro chi lo vuol distruggere. Per esempio nell'Ottocento, nella Russia zarista, avevamo gli anarchici che si muovevano con la dinamite legata attorno al corpo, e per cui le guardie zariste avevano paura ad arrestarli perché loro si facevano esplodere. D'accordo? Beh, certo, ai tempi degli antichi egizi e degli antichi romani ciò non era possibile, perché non avevano ancora inventato la dinamite, non avevano inventato il Kalashnikov. Però voglio dire, queste forme, gli opposti, sono caratteristici del patriarcato. Allora queste donne ariane, indoeuropee, razza pura, convertite all'Islam, poi vanno ad operare con la jihad, quindi voglio decapitarne altri. E nel Medioevo avevamo gli eretici nel Medioevo, anche gli eretici volevano un cambiamento totale del mondo, e il mondo non si può cambiare con le buone, ma lo si può cambiare, e soprattutto si intende cambiarlo anche con le cattive. E c'è anche la gioia, vedete, il titolo è perfetto, la gioia della jihadista inglese, voglio decapitarmi altri. E questo è il patriarcato. E cos'è che anima questi uomini e queste donne? È un odio contro lo status quo. Si odia l'assetto, il nostro è un assetto patriarcal capitalistico, però fondamentalmente si è animati da un odio contro la vita,
siccome non si può dire che si odia la vita, perché in patriarcato, infatti, il patriarcato è tale, i condizionamenti patriarcali sono tali, già in famiglia, per cui si può arrivare ad odiare la vita. Siccome non si dice che si odia la vita, allora il nemico deve essere esterno, deve essere l'assetto sociale. In ogni caso il meccanismo è proprio perfetto, poiché noi non possiamo dire che odiamo la vita, e magari anche che odiamo noi stessi, allora ci creiamo il nemico esterno. Il nemico esterno è il patriarcal capitalismo, noi vogliamo distruggere il patriarcal capitalismo, però nel patriarcal capitalismo ci siamo tutti dentro, perché questo bambino, per esempio, ha in mano un Kalashnikov, un'arma perfetta che è stata creata dal patriarcal capitalismo. Vedete, il cane che si morde la coda, cari amici, il cane che si morde la coda, il patriarcato è fatto così. Grazie, cari amici, a tutti voi, tanti saluti da Serafino Massoni.